Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Speciale bocciofila Chiara Vallese, terzo trofeo al gioiello e ottavo trofeo Bufalini. Ancora sul campionato regionale FISDIR 2015. Rinviato alle prossime rubriche il servizio sull'inaugurazione della nuova pescheria del porto di Senigallia. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Nelle rubriche delle scorse settimane vi avevamo parlato molto del campionato regionale FISDIR 2015 e Memorial Franco Cavalieri. Ora vi diciamo i vincitori, o meglio le classifiche. Partiamo dalla promozionale coppia. Primo Marco Dini, Diego Scorcelletti, Sosport Urbino. Secondo Cristian Peci, Michela Cerquetti, Antropos. Terza Enrica Carlini, Stefania Menghini, Antropos. Quarto Michele D'Atenzi, Luigi Ripari, ancora Antropos. E andiamo nel promozionale individuale. Primo Mauro Cavalieri, Antropos. Secondo Paolo Mercuri, Antropos. Terzo Marco Facchino, Antropos. Ed eccoci al C21 coppia. Primo Manuel De Marc, Manuel Annibali, iSpot Fano. Secondo Pietro Ricci, Matteo Marinelli, Antropos. E concludiamo col C21 individuale. Primo Manuel De Marc, iSpot Fano. Secondo Pietro Ricci, Antropos. Terzo Alessandro Diomedi, Antropos. We'll be right back.
Ciofila Chiara Vallese, siamo ad oltre 40 anni di vita, ha organizzato il terzo trofeo al gioiello e ottavo trofeo Bufalini Servizi Ambientali. Una gara regionale a coppia, gironi serali, o meglio quattro gare perché le quattro categorie giocano separate sino alla fine. Una soluzione questa che sta prendendo piede soprattutto nel comitato di Ancona e che sembra essere molto gradita sia ai giocatori che agli organizzatori. Ascoltiamo subito a questo proposito il vicepresidente della Bociovila Chiara Vallese, Franco Dottori. Io sono stato sempre un sostenitore di questa cosa, perciò quando ho parlato con Gregori mi sono trovato subito d'accordo. E penso che è più giusto che ognuno arriva fino alla fine sempre nella stessa categoria. Speriamo che questo esempio lo prendano anche le altre società. La Bociofila Chiara Vallese ha passato dei momenti non troppo felici, ma da 2 anni, da quando si è inserito il nuovo direttivo, le cose stanno andando dal verso giusto. Grande merito anche al neo presidente della società, Aldo Giantomassi. A dire la verità, all'inizio sì, sicuramente c'è stato qualche problema che giustamente, cioè con la volontà di tutti, siamo riusciti a venirne fuori. E ci sono diverse problematiche, che tutte le società sportive hanno dei problemi, però qui da noi si è creato, insomma, era un periodo che era arrivato proprio al punto critico e ci siamo messi proprio qui con la voglia di fare, di mantenere questa struttura, grazie alla collaborazione del signor sindaco, della giunta comunale, che anche loro appena sono subentrati in consiglio con noi e abbiamo prospettato le problematiche di questa struttura, si sono fatto carico di questo. E grazie anche al loro contributo e tutto il nostro contributo del direttivo siamo riusciti a tornare in buone acque, insomma. È un bellissimo, perché una struttura così è invidiabile, è pieno di giovani, giocatori, c'è il biliardo, ci sono tante cose, è un passatempo bellissimo. Ha ringraziato l'amministrazione comunale, credo anche, a parte i tuoi collaboratori, i tuoi volontari, che sono tanti, anche gli sponsor naturalmente. Sì, ma grazie anche a tutti i sponsor che ci hanno sostenuto. E ripeto, anche se questa sera parecchi non sono qui presenti per motivi inderogabili di loro, però anche grazie a loro abbiamo avuto un grosso sostegno e questo ci ha permesso proprio di sanare quelle problematiche che si erano venute a creare. Una visita inaspettata, ma certamente molto gradita alla manifestazione della Chiara Vallese, è stata quella del presidente della Federboce Marche, Andrea Evangelisti, rientrato per pochi giorni dall'Inghilterra, dove è attualmente la sua attività lavorativa. Ogni tanto ti si rivede in Italia, presidente. Beh, sì, qualche apparizione, come ho detto, con diversi... Apparizione? Un po' si dice... No, è materiale. Anche se quando non ci sono fisicamente, ci sono comunque, sì, mentalmente sicuro. Poi, come si è detto in altre occasioni, voglio dire, le cose oggigiorno si riescono a seguire, no, grazie a potenti mezzi anche da lontano. Poi, c'è bisogno della presenza fisica. Sì, chiaro, la presenza fisica in certi casi è importante, però io credo che quando si ha anche la fortuna di avere dei collaboratori, no, validi, il problema non esiste, quindi magari si utilizza qualche altro mezzo per supportarsi a vicenda. Oggi alla Chiara Vallese, una società che ha avuto qualche problema ma che si è ripresa.